Buongiorno a tutti, ben ritrovati dopo le ferie agostane. Oggi vi voglio parlare di un libro che ho appena finito di leggere, che è L'Enigma della Camera 622 di Joël Dicker, uno dei miei scrittori preferiti. Ho conosciuto questo scrittore col primo romanzo di cui ho letto, che ho letto di questo scrittore, che era La verità sul caso Eric Eberda, a cui hanno creato anche una serie televisiva andata in onda su Sky qualche anno fa. Ma oggi parliamo dell'Enigma della Camera 622. È un libro corposo, 640 pagine. Lo scrittore è grandioso perché ha un senso del ritmo eccezionale, è un grande burattinaio, intreccia personaggi e situazioni in modo indescrivibile e non ti annoia mai. Quindi tu sei costantemente preso dalla lettura fino all'ultima riga, che è sempre un colpo di scena. Tra le altre cose, non è la prima volta che lo fa. Parla un po' anche di se stesso, infatti, dal punto di vista del romanzo è scritto e il personaggio in narrativa è proprio un certo Joël, che è uno scrittore, che racconta un cold case, cioè un omicidio irrisolto in un grande albergo di Verbier in Svizzera, quindi in una località di montagna. E questo enigma ti coinvolge fino alla fine perché c'è veramente tanto di giallo, di personaggi inventati e non, che poi capirete alla fine quando lo leggerete, e colpi di scena incredibili che ti portano proprio a scoprire man mano con la lettura questa chiave che si apre una porta, se ne apre un'altra, se ne apre un'altra ancora e alla fine capisci praticamente tutto. La trama di questo romanzo è abbastanza semplice, praticamente nasce tutto in questo hotel dove avviene appunto un omicidio nella camera 622. In questo hotel, come di consueto, c'è organizzato da una banca nazionale svizzera, una delle più grandi banche, la banca Ebensner, che porta proprio il cognome di uno dei personaggi principali, e deve essere designato il presidente. Quindi fanno questo gran weekend come consuetudine dove partecipano tutti i dipendenti della banca e devono assistere alla nomina del presidente da parte del consiglio. Obiettivo che è quello un po' di raccontare il punto di vista dello scrittore. E non è la prima volta appunto che Joël Dicker usa questo metodo, cioè quindi parte iniziando a raccontare come nascono i libri. Infatti, questo Joël, che è lo scrittore di questo libro, che è inserito nella trama, e deve scoprire insieme a un'altra donna che conosce in questo albergo, deve scoprire lui era in ferie, sostanzialmente era in ferie in questo grand hotel, deluso da una storia d'amore andata male, e da lì conosce questa ragazza e che vede che c'è praticamente nell'albergo c'è la camera 620, 621, 621 bis e 623. A questo punto si domanda perché 621 bis. Da lì nasce tutto, diciamo, la prerogativa appunto dello scrittore, le domande che si fa, le indagini, assieme a questa ragazza che lo coinvolge. All'inizio lui è riottoso e poi dopo parte con questa donna inglese alla scoperta della trama e alla riuscita del romanzo. Ecco, io vi consiglio questa lettura, ricordatevi appunto il titolo, L'Enigma della Camera 622. Sono molte pagine, 640 pagine, ma vi assicuro che abbastanza fluido, mai una noia e potete andare tranquilli. Divertitevi, spero che questa recensione vi possa piacere. Alla prossima con altri libri.